Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata della nostra trasmissione Aria Pulita. Un anno fa i fatti di Fukushima e ora i danni che quei problemi, che quei fatti hanno creato in Giappone, ma non solo. Ad esempio nella regione di Fukushima si è creata un enorme no man's land, cioè una zona in cui non è più possibile vivere a causa delle radiazioni, a causa di tutto ciò che è conseguito a Fukushima. Però c'è anche un altro aspetto quando si parla di nucleare, c'è una risorsa economica che molti paesi utilizzano, che crea ricchezza, che crea energia e su cui l'Italia si è trovata a discutere con un referendum, si trova a discutere tuttora, soprattutto in Piemonte, dove sono trasportati gran parte delle scorie, gran parte dei rifiuti e soprattutto in Piemonte quando ci sono dei siti su cui c'è ancora molto da discutere. Vogliamo parlare di tutto questo insieme ai nostri ospiti in studio. Abbiamo con noi Erika Botticelli del PDL, presidente dell'Associazione Fare Ambiente. Buongiorno. Vicepresidente. Vicepresidente, mi scusi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E Fabrizio Viola del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Benvenuto. Bene, dicevamo, un anno fa a Fukushima, un evento che ovviamente creò molta risonanza a livello mondiale per i danni che vennero creati, ma anche per l'emotività che portò, un'emotività che forse in qualche modo influenzò anche il comitato, influenzò anche il risultato del referendum, dei tre referendum, per uno di questi riguardava appunto il nucleare. Secondo voi in questo anno è cambiata un po' la percezione su questo tipo di energia? Ma io ritengo di sì, nel senso che quanto noi avevamo paventato un anno fa, vale a dire che il risultato referendario sarebbe stato sicuramente influenzato dall'avvenimento, insomma, di Fukushima e quindi di quanto è accaduto poi rispetto alla centrale in conseguenza, insomma, dello tsunami. Avrebbe sicuramente in qualche modo così spaventato le persone e avrebbe ovviamente quindi sicuramente avuto un effetto, ecco, sul referendum. Il fatto che a un anno di distanza si sia certificato che fortunatamente è ovviamente per il momento, perché ovviamente si sta continuando a monitorare tutta la zona e anche gli effetti che ci sono sulle persone, però a un anno di distanza non siano risultati né morti né feriti a causa delle radiazioni, perché il terremoto disastroso che ha causato tutte quelle vittime è una cosa. L'incidente, cioè quanto è, neanche incidente, quanto accaduto alla centrale di Fukushima è altro. Quindi la fuoriuscita di del combustibile, come dire, radioattivo è altro rispetto, è stata conseguenza dello tsunami. Quindi il fatto che a un anno di distanza fortunatamente non si riscontrino né morti né feriti e che il tasso di radioattività sia già ovviamente col tempo necessario, insomma, perché questo avvenga, però già sceso, con ovviamente però tutto quello che implica per le popolazioni, perché c'è questa zona di 20 km attorno alla centrale dove ovviamente per il momento, insomma, ci sono 104.000 persone ancora fuori casa, quindi sicuramente dei danni e dei disagi li ha creati. Andare a stabilire se questo però è realmente connesso con dei danni alla salute rispetto a quest'alta concentrazione di radioattività, fortunatamente ecco, è ancora tutto da vedere, però quantomeno nell'immediato non c'è stato, insomma, fortunatamente questo effetto sulla salute delle persone. È evidente quindi che a un anno di distanza, ad esempio, in alcuni paesi, rispetto a dei sondaggi che sono stati effettuati sul sentore proprio delle persone, su quello che pensano del nucleare, ci sono già stati dei risultati diversi che hanno registrato quindi un aumento rispetto a quanto avvenuto un anno fa, subito
dopo quanto avvenuto a Fukushima, quindi in particolare in Svizzera mi sembra che la popolazione fosse insomma soltanto al 20% favorevole, adesso si è già tornati mi sembra sul 46%, per cui è chiaro come tutte le cose, ed è per quello che noi sostenevamo all'epoca, che non si possono prendere, assumere delle decisioni importanti per quanto riguarda soprattutto un piano energetico nazionale, ma non solo, anche sovranazionale, perché poi noi facciamo parte dell'Europa e quindi l'Europa ovviamente prenderà delle decisioni anche per quanto riguarda la partita energetica e quindi anche il nucleare, anche perché ci sono delle posizioni contrapposte tra stati che sono a favore e stati che sono contrari. Quindi non è possibile prendere decisioni così importanti che riguardano il nostro futuro, ma la nostra crescita, l'economia, lo sviluppo sulla base dell'emotività del momento e di quanto avvenuto in quel frangente. Un'emotività però che aveva coinvolto davvero tanta gente, perché il comitato, cioè perché i tre referendum avevano portato al voto davvero tantissime persone. Questo referendum ad oggi che risultati ha portato? Ma intanto sulla domanda principale, insomma, della differenza della percezione rispetto a Fukushima un anno fa e oggi, credo che influisca molto, ma molto, l'informazione, o meglio la non informazione. Il fatto che ci sia stato una combinazione, diciamo così, tragica di un evento legato a un referendum che poi si è svolto e ha avuto un ottimo risultato dal nostro punto di vista, è appunto, come dico, una combinazione. In realtà se ci si informa in rete o comunque attraverso canali che non sono media tradizionali, si capisce che gli incidenti nucleari sono sono molto in numero e succedono praticamente quasi tutte le settimane nelle varie installazioni, sia in Europa che negli Stati Uniti, che in Asia e nei paesi in cui c'è questo tipo di tecnologia. Il referendum, come dicevo, secondo me ha prodotto un ottimo risultato, diciamo che parzialmente è stato appunto sostenuto anche da quello che è stato questo evento. In questo momento purtroppo ci siamo accorti che anche col cambio di governo c'è qualcuno che ha voglia di rimettere in gioco, in discussione, quella che è stata una grande partecipazione popolare. Così come sta succedendo anche per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, che era l'altro referendum, erano gli altri due referendum che erano stati votati insieme nel giugno 2011. Dal mio punto di vista io credo che il capitolo debba essere chiuso, ma le motivazioni sono le stesse che dicevamo già un anno fa e che continuiamo a dire. Diciamo, economicamente, da un punto di vista della sostenibilità e del rischio che c'è per quanto riguarda una nuova filiera nucleare, assolutamente i vantaggi sono a favore di uno smantellamento completo. Smantellamento che in questo momento, ricordo, sta costando ancora a tutte le famiglie italiane almeno 50 euro in bolletta all'anno, per cui non è che la filiera nucleare finita nell'87 non ha portato delle conseguenze. Noi tuttora stiamo pagando 50 euro sulla bolletta tutti gli anni, ogni famiglia. Per cui un investimento ulteriore sicuramente andrebbe a pesare ulteriormente su quella che è già un'economia abbastanza precaria. Parlando di nucleare non si può parlare di risvolto economico, appunto. L'Italia non ha centrali nucleari al momento, non, almeno così si sta andando in questa direzione, ma c'è chi dice che sarebbe una grandissima risorsa economica, e poi c'è il solito dilemma, se vogliamo ormai diventato banale, che in Italia non ci sono le centrali ma ci sono al confine con la Francia, allora tanto varrebbe averle in Italia. Questo è un po' il luogo comune che si sente ripetere da chi ama il nucleare, da chi lo appoggia in qualche modo. Ma guardi, la questione secondo me è questa, non è neanche tanto questione di appoggiare in quanto tale o di amare, è più una questione di realismo, vale a dire di considerare che l'Italia ovviamente non è uno Stato a sé stante, ma ripeto, è all'interno dei confini europei, quindi al di là del fatto che abbiamo la Francia vicina con tutta una serie di centrali, siamo comunque in un contesto europeo nel quale ovviamente
ovviamente ci sono anche delle scelte, insomma delle ricadute. Le nazioni che vengono prese ad esempio, come la Germania, la quale ha dichiarato di voler uscire, l'anno scorso ha dichiarato, posto che era già stato fatto in passato, poi sono ritornati sui propri passi perché l'importante investimento sulle fonti rinnovabili costava tantissimo, quindi si sono resi conto anche loro che era una spesa eccessiva. Lo scorso anno hanno effettuato questa scelta di uscire dal nucleare, ovviamente con tutti i tempi del decommissioning, quindi insomma si parla da qui a 10-15 anni, per cui nel frattempo la Germania continua a beneficiare di quelli che sono i costi positivi per le famiglie e per il sistema economico derivanti dal nucleare prodotto sul suolo tedesco. E nello stesso tempo penserà a fare un piano che presumo da quello che pare potrà avere addirittura un costo molto forte, si parla di 200 milioni di euro come investimento sulle rinnovabili, fotovoltaico in particolare, quindi è un investimento molto pesante che però probabilmente la Germania sarà in grado, che è anche più, come dire, più robusta dal punto di vista economico rispetto all'Italia, in grado di sostenere. È evidente che però sono in una situazione completamente diversa dalla nostra. In Italia noi paghiamo ovviamente la bolletta elettrica molto più cara rispetto agli altri paesi europei, perché comunque in questi anni non si è investito, vuoi perché col precedente referendum ci si era bloccati anche rispetto insomma al nucleare. Noi comunque abbiamo un 70% di fonti fossili, quindi questo vuol dire ovviamente inquinamento atmosferico, una parte di rinnovabili sulla quale comunque si è investito, ma ripeto il costo sulle rinnovabili, il costo dell'investimento è molto elevato, e una parte di energia importata da nucleare francese. Quindi il non senso e quello che si diceva che erano le ragioni che noi dicevamo l'anno scorso era l'Italia, se vuole essere un paese sviluppato e al pari con gli altri, anche rispetto alla sua crescita economica, deve dotarsi di un piano energetico che abbia un giusto mix. Questo era quello che noi sostenevamo prima, quindi una parte di nucleare, una parte di rinnovabili e una parte di fossile da ovviamente man mano gradualmente far scendere, almeno ad arrivare al 50%, questo anche per rispettare quelli che sono comunque le previsioni imposte insomma anche a livello internazionale da Kyoto e dai vari trattati rispetto all'abbassamento delle emissioni in atmosfera. Un piano del genere sarebbe possibile senza prevedere il nucleare, basandosi sulle rinnovabili sostanzialmente? Non è possibile soltanto basandosi sulle rinnovabili, tant'è che non si prevede un abbassamento dell'approvvigionamento di energetico da fonti fossili, quindi pur avendo